Grateful to be with you all tonight, and this little song is called Grateful. Un'ora e mezza di concerto senza pause ieri sera per la celeberrima icona della musica rock a stelle e strisce Patti Smith, che a Gorizia ha intrattenuto circa 8.000 spettatori accorsi anche da Slovenia, Croazia, Austria e Bielorussia per ascoltare brani amatissimi come Because the Night e Dancing Barefoot. Organizzato nel piazzale della Casa Rossa, nella cornice degli eventi preparatori che vedranno il capoluogo esontino a capitale europea della cultura con Nova Gorizia nel 2025, il concerto, gratuito e aperto a tutti, ha dato modo ai coetanei dell'artista, classe 1946, di riascoltare le canzoni della loro giovinezza e di proporre ai più giovani un intrattenimento basato solo sulla musica, senza ricorrere a maxi schermi, costumi di scena o coreografie, per privilegiare il contatto con il pubblico. So this is a song. It's dedicated to all our indigenous people all over the world and all of the things that they are fighting for, nature. La preoccupazione per le tematiche ambientali, l'avversione alla guerra, il valore della libertà e l'importanza dell'amore, le tematiche care da sempre all'artista, che ieri le ha riproposte facendosi accompagnare alla chitarra dal figlio Jackson e da una band ridotta al minimo di 3 componenti. Partner d'eccezione la monfalconese Elisa, che è salita sul palco per partecipare all'esecuzione dell'ultima e più gloriosa canzone di Patti Smith, People Have the Power.